Siamo a Spello, in provincia di Perugia, bellissimo paese. Siamo nel corso del primo giro della gara esordienti, primo anno, 9 giri per un totale di 36 chilometri. Vediamo già un ragazzo attardato, anche se l'andatura non è stata elevata. Secondo giro, alcuni scatti subito ripresi, il gruppo ancora sostanzialmente compatto che sta transitando ora. Vediamo alcuni ragazzi a qualche metro di ritardo, stiamo attendendo ancora gli ultimi ragazzi che stanno passando. Siamo nel corso del terzo giro, ancora sostanzialmente nulla di cambiato, il grosso del gruppo è tutto qua, ancora alcuni ragazzi attardati. Vediamo in fondo ancora ragazzi che devono transitare. Com'è quella via 2? Che cazzo sei? Ha cambiato scarpe, ma lì, ma non... Stiamo attendendo l'arrivo degli ultimi ritardatari. Nel corso del quarto giro, un primo serio tentativo di fuga da parte di Lanzano, De Lucifo Ligno, di Federico Lumia del Team GF, Matteo Gizzi della Civita Becchese, che vengono raggiunti in seguito da Luca Milano della Molise Ricambi. Il gruppo però si riporta su questi ragazzi e vedete che sta transitando il gruppo che ha perso delle unità. Infatti vediamo ancora ragazzi, Simo rientra? Il ritardo, e c'è anche Simone qua, dai, in questo gruppo. Andrea, rientra, dai, vai, vai. Vediamo anche Andrea, vai, che si è staccato, segno che l'andatura è aumentata. Quinto giro, in questo giro ancora tentativo di fuga da parte di capo di casa, della capo di casa, di Martiri, della Mocaiana, a cui si aggiunge Milano. Ma il gruppo riprende la fuga. Vai Younes, va avanti! E lo vedete allungato e ancora. È rimasto staccato Simone. Ancora ragazzi indietro che stanno perdendo ulteriormente terreno. Stiamo aspettando l'arrivo dei ragazzi in ritardo. Nel corso del quarto, quinto giro, anche Luppini della Mocaiana si stacca, uno dei favoriti, probabilmente per un guasto meccanico. Vediamo che arrivano altri ragazzi, stiamo aspettando Simone dell'Alma, che stava accusando crampi, ed ecco che sta passando. Aspettiamo l'arrivo degli ultimi ragazzi ancora in corsa, aspettiamo il fine corsa. Vedete che transitano alla spicciolata, in fondo dovrebbe essere l'ambulanza, quindi il fine corsa. Andrea, tirate un po' per u! Fermati! Fermati, dai! Andrea si ferma. Siamo al sesto giro. Nel corso del sesto giro
c'è l'attacco di Christian Nepa della capo di casa. Christian Nepa che prende alcuni secondi di vantaggio, al suo inseguimento si porta Francesco Zandri dell'Alma Juventus che arriva fino a 5 secondi in Nepa, ma non riesce a raggiungerlo. Su di lui si portano Antonio Candi della Montagnola e Lumia, che anche prima avevamo visto in un tentativo di fuga. Infermi questi. Il gruppo sembra disinteressarsi, mentre ora c'è un'accelerazione. Vedremo come andrà a finire. Mentre qui stiamo aspettando l'altro gruppetto con dietro l'ambulanza, in cui troviamo anche Simone. Simo, vai a riprendere i due, dai. Che malgrado i crampi continua. Vabbè, go. E siamo arrivati al settimo giro. Vediamo Christian Nepa ancora in solitaria che aumenta il suo vantaggio. In sottofondo sentiamo il nostro esperto che dopo l'attacco di Nepa aveva previsto l'andamento della gara nei minimi particolari, la fuga a 3, l'inseguimento a 3 di Zandri, Candi e Lumia, è finito, il gruppo si è riportato su loro. Vediamo il gruppo infatti che ha rallentato, probabilmente la fuga può arrivare a buon fine. E altra donna tirata. Ancora i ragazzi in ritardo che stanno transitando in questo momento e siamo all'ultimo giro. Vediamo arrivare Nepa, lo vediamo pedalare in scioltezza, il suo vantaggio è aumentato notevolmente, anche questo previsto dal nostro esperto. E ormai la fuga, va a buon fine. Questi sono ragazzi doppiati, mentre in fondo vediamo il gruppo. Stiamo aspettando il passaggio del gruppo. Il vantaggio supera abbondantemente il minuto ed eccolo che sta passando il gruppone e siamo all'arrivo. Stiamo aspettando Christian Nepa dell'SD capo di casa, la squadra meritatamente vittorioso, ed eccolo arrivare. Mentre ora attendiamo la volata del gruppo. Ed ecco che sta arrivando in fondo il gruppo. Regolato e volata da Bruno capo di casa. Terzo di Felice Francesco. Quarto Troiani Andrea. Quinto Casadei Davide. Sesto Biondi Michele. Settimo Lumia Federico. Ottavo Milano Luca. Nono Pecorari Davide. Decimo Gallasio Riccardo. E vediamo il rallenti dell'arrivo del gruppo. Abbiamo tre capo di casa, la squadra nei primi quattro posti, inframmezzato dal terzo posto di Felice Francesco degli SD Amici della Bici Junior Spoltore, poi Casadei della Banca Popolare Emiliana, Biondi della Mocaiana, Lumia del Team GF, ottavo Milano della Molise Ricambi, nono Pecorari della Nestor Simarciano, decimo Gallasio della Cremonese.